In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione». Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Fedeli all'esortazione di Francesco, essi ogni volta che passavano vicino ad una chiesa, oppure anche la scorgevano da lontano, si inchinavano in quella direzione e, proni col corpo e con lo spirito, adoravano l'Onnipotente dicendo: «Ti adoriamo, Cristo, qui e in tutte le chiese». E cosa non meno ammirevole, altrettanto facevano dovunque capitava loro di vedere una croce o una forma di croce per terra, sulle pareti, tra gli alberi, nelle siepi. Erano così pieni di santa semplicità, di innocenza, di purezza di cuore, da ignorare ogni doppiezza. Il brano è preso dalla vita di San Francesco dal Celano. L'ho preso ad esempio per replicare i gretti farisei, da un canto pretenziosi di segni, dall'altra incapaci di vederli. Per cogliere i segni deve essere come i francescani di cui sopra, semplici, innocenti e puri di cuore. Allora non hai bisogno di chiedere segni, perché il vero segno è quello che ti accade e che riconosci quando è accaduto. E lo riconosci con stupore. Quando gli angeli annunciano ai pastori la nascita di Gesù, parlano di un segno, un bambino avvolto in fasce in una mangiatoia. Nel presepe napoletano non manca mai la statuina del meravigliato, il pastore stupefatto. È quello che ha colto il segno. Benedetta Bianchi Porro, questa ragazza di Dovadola che muore a soli 27 anni, consumata da una malattia terribile, diceva spesso: «Per chi ha fede tutto è segno». Un cuore puro sa cogliere i segni, a differenza degli scribi e dei farisei del Vangelo, i quali invece pretendono dei segni. Pretendere un segno equivale a non vederlo. La pretesa non rientra nella meraviglia e tantomeno nella fede, quindi esclude il riconoscimento di un segno. Per questo Gesù non gli dà nessun segno, perché non erano capaci di vederlo. E perché? Perché erano malvagi, cioè non puri.